Luca Righetti pratica lo snowboard, è una delle punte di diamante della nazionale italiana, ma soprattutto è uno degli atleti con disabilità più forti del Parmense. I suoi allenamenti sono durissimi in palestra, anche in un periodo come questo che è lontano dalle principali competizioni. Da qui riparte il nostro viaggio verso il Brasile, verso Rio de Janeiro, dove dal 7 al 18 settembre si svolgeranno i 15esimi giochi paralimpici. Ripartiamo proprio da Luca Righetti, dalla sua fatica quotidiana, per lui vietato, anzi vietatissimo, parlare di vacanze. Giù. Giù. Stiamo mettendo così, c'è il grano in cascina un po'. La famosa calma prima della tempesta. Quest'anno per me ricomincia il biennio olimpico, quindi l'anno tranquillo è stato quello appena passato. Quest'anno insomma già tanta carne al fuoco dovremo metterle, quindi anche gli allenamenti estivi, le sessioni estive necessitano di qualche attenzione in più. Cosa sono? Vacanze? La vacanza ideale è palestra, bicicletta, un po' di mare a nuotare e poi da settembre anche la neve, quindi più vacanze di così. Luca ha già vissuto una Paralimpiade, quella di Sochi nel 2014. Ha gareggiato nel para-snowboard cross, si è fatto valere con i compagni di nazionale nonostante una condizione fisica non ottimale. Ha però coronato il suo sogno, lo stesso di tanti, tantissimi ragazzi. Ti dico, da vedere la televisione e sognarla, perché per me tutto quanto è partito da un sogno, e viverla, ancora oggi faccio fatica a trovare il passaggio, qual è stata la porta che mi ha permesso di accedere a questo sogno. Ed è per quello che anche voler rifare la seconda è per rivivere le stesse emozioni con quel pizzico di esperienza in più, di malizia. Quindi quando sei già, non dico cosa aspettarti, però sai com'è la vita all'interno di questo sogno, perché per me a tutti gli effetti è stato un sogno. Ora però non demorde, vuole la seconda partecipazione. I giochi saranno nel 2018 a Pyongyang, in Corea del Nord. Non lo nego, non lo nascondo. Dopo la prima esperienza fantastica e vissuta proprio da, diciamo così, da novello, da pivello un po', vorrei proprio provare a fare la seconda. Deve però allenarsi ancora più duramente, perché tra 2 anni spegnerà le 40 candeline alla Fit Planet. Il lavoro è indiavolato con il preparatore atletico Enzo Lanini. È per l'amore verso lo sport, verso questo sport, e quindi abbandonare faccio un po' fatica. Quindi provo a giocarmi tutte le carte possibili e immaginabili per essere ancora abbastanza competitivo, per potermi giocare queste chance. Luca sa benissimo che le Paralimpiadi, a partire dall'edizione estiva di Rio, sono anche e soprattutto una occasione importantissima di promozione dello sport, per far avvicinare allo sport tanti bambini e tanti ragazzi. Cresce soprattutto l'attesa a Parma, perché il lavoro che abbiamo fatto in questi ultimi 7-8 anni è stato quello di sviluppare, di far crescere il movimento alla base, ma per far emergere quelli che possono essere anche dei potenziali atleti per Rio. Io penso che sia una grande vetrina. La più grande fortuna che abbiamo avuto è che dopo Londra 2012 finalmente anche la Paralimpiade si è ritagliata il giusto spazio che meritava, perché comunque anche noi, mi ci metto anch'io,
Siamo persone normalissime, atleti, che chi ha la fortuna è un atleta professionista a tutti gli effetti. Chi come me si divide fra lavoro e famiglia, ritaglia il tempo per allenarsi, per gareggiare e per essere comunque un atleta di punta di una nazionale. È una macchina che abbiamo acceso e l'obiettivo era sicuramente a brevissima scadenza a Rio. Ci saranno le altre Paralimpiadi, le quali anche ai mondiali, ai quali noi guarderemo sempre con molta attenzione. Per noi i mondiali e le Paralimpiadi non sono il senso della nostra attività, sono tra virgolette il fiore all'occhiello di un movimento di base che parte dai bambini e che facciamo giocare a basket, ad altre attività, fino ai grandi che giocano in maniera amatoriale o giocano nei campionati agonistici. Anche perché le Paralimpiadi con l'edizione di Londra 2012 hanno iniziato davvero ad attirare aziende sponsor e attenzione dei media, tutti elementi vitali per la promozione dello sport adattato. Ma per pensare a tutto questo ci sono gli addetti ai lavori. Luca Righetti nel frattempo pensa solo all'allenamento. Il programma è chiaro: prima tornare a far parte del primo gruppo azzurro, poi tentare di qualificarsi per il mondiale del prossimo marzo, quindi il test event proprio in Corea. Una volta fatto quello, pensiamo a tutte le altre gare che ci saranno prima e dopo il mondiale, quindi di avvicinamento e successivamente il mondiale, di portare a casa i più punti possibili, che sono quelli per liberare i famosi slot per poter andare alle Paralimpiadi. Avvicinandoci a Rio vogliamo anche riavvolgere il nastro del tempo e ricordare la storia delle Paralimpiadi. Questa edizione sarà la 15ª di quelle ufficialmente riconosciute e la prima si svolse proprio qui in Italia, a Roma, nel 1960. E proprio a Roma, nelle possibili Olimpiadi italiane del 2024, vorrebbe chiudere la propria carriera internazionale una delle atlete disabili più note, più celebri e più forti in Italia al giorno d'oggi, ovvero Beatrice Vio. Per tutti i Bebe Vio è sua la storia che vogliamo raccontarvi. Bebe Vio nella scherma è la campionessa mondiale in carica di fioretto, titolo conquistato nel settembre 2015 in Ungheria. Pensate, nel palmarès, nonostante la giovane età, vanta già anche due ori europei e due italiani. Pratica scherma da quando aveva 5 anni e mezzo e ha continuato anche dopo la terribile meningite fulminante che a 11 anni comportò la successiva amputazione di gambe e avambracci. Tornò a fare sport non troppo tempo dopo grazie ad una speciale protesi per il fioretto, segnale di una determinazione tutt'altro che comune. L'estate di Bebe è fuori dagli schemi, fuori dal comune, prima la maturità, gli esami di maturità e poi ovviamente le Paralimpiadi. L'obiettivo, manca a dirlo, è il massimo, insomma anche lei ci insegna che i sogni non sono mai impossibili. Righetti, l'Olimpiade l'ha raggiunta, un sogno che si è avverato nel 2014 in Russia, ma la strada è stata lunga, lunghissima. In un incidente all'età di 16 anni si procurò la frattura del bacino, ma soprattutto una lesione midollare e quindi la paresi della gamba sinistra. Aiutato da famiglia e amici, però, non ha mai perso la speranza. Il primo vero trauma non è stato tanto l'incidente, ma è stato tutti i medici che mi dicevano: bene, tu non tornerai più a correre, tu non potrai più fare nessuna attività sportiva, non potrai fare più niente. E quindi è stato una bella botta. Quindi da lì la prima cosa che ho voluto rifare a qualsiasi costo è stato provare a vedere qual era un vero limite. E quindi sono ritornato, si può dire, prima a sciare che a camminare, perché ancora andavo con le stampelle che mio padre, per una scommessa, mi ha portato
sulla neve, sugli sci, visto che ero già in grado, sapevo già sciare prima, mi ha detto, secondo me ci riesci ancora. E anch'io con mio grande stupore ho visto che riuscivo a sciare di nuovo. Poi la scoperta dello snowboard praticato dagli amici e le bugie al maestro sulla neve, raccontava di aver male alla gamba per una botta giocando a calcio per paura di essere fermato per la sua invalidità. Sempre ha raccontato questa grande bugia per riuscire a imparare ad andare in snowboard e oggi questa bugia anche a fin di bene insomma, mi ha portato a fare una paralimpiade, quindi sono anche abbastanza contento di averla detta insomma. Io credo che tutte le volte che si parla di atleti di punta il rischio sia quello di dire che sono una nicchia. In realtà sono solo la punta dell'iceberg di un movimento molto forte. Porsi dei limiti e raggiungerli, superarli, spesso sembra questa la chiave giusta e sembra sia davvero capita da chi osserva i campioni paralimpici alla TV. Dopo ogni Paralimpiade c'è un boom di nuovi giovani che si iscrivono a fare attività sportiva. Se poi questo è rafforzato dal fatto che ci si sente non solo stimolati perché si vedono dei campioni, ma perché si vedono dei campioni di casa propria, credo che questo aumenti lo stimolo. Lo dimostra il sostegno ricevuto e poi anche i risultati sportivi da iniziative come quella parmigiana Portiamoli a Rio. Il nuovo punto di partenza è il Comitato Italiano Paralimpico, diventato a tutti gli effetti l'equivalente del CONI per quanto riguarda lo sport per disabili. Lo Stato riconosce al Comitato Italiano Paralimpico un ruolo di tutela, promozione e sviluppo degli sport di area disabile nella sua generalità, quindi da quella agonistica a quella amatoriale a quella promozionale. Un giorno per Luca Righetti ci fu un sogno quasi simile ad un'apparizione. Sognò la nazionale azzurra, si svegliò sudato con la voglia e l'imperativo di farne parte. Poi vide le Olimpiadi di Vancouver del 2010, un colpo di fulmine, poi diventato amore alla notizia dello snowboard inserito ufficialmente tra le discipline paralimpiche. Gli chiediamo se si sente un esempio, lui risponde così. Oddio, questa è una parola un po' grossa. Io di esempio no. Non è che dico fate come me perché è giusto quello che faccio io, no, non è così perché comunque anch'io ho un passato un po' burrascoso e insomma prima di essere la persona che adesso vedo in positivo tante cose ammetto di essere stato un po' pessimista anch'io e di aver mollato tante volte prima. Poi dopo quando invece arrivi ad avere una consapevolezza proprio di te stesso, di come persona, allora capisci che i veri limiti sono nella testa. Quindi se smetti di porti i limiti veramente riesci a fare qualsiasi cosa. Poi ripeto, da qua ad essere un grande campione la strada può essere molto lunga e difficile, però anche solo il fatto di provarci già è una vittoria. Provarci, provarci sempre, ce lo dice uno che ce l'ha fatta, che non si è dato per vinto. Alla prossima settimana con il nostro viaggio d'avvicinamento verso Rio.